Ascolta, dimmi cosa stai facendo! Non era messa. È la mia prima volta che ci vediamo. Guarda, questi che sono tutti i suoi amici. E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo tornati qua in un video leggendario. Raga, ma cosa dico leggendario? Lo so che questa cosa la dico in ogni video, ma penso di essermi superato. Cioè, mi viene un'idea, me ne viene un'altra più leggendaria ancora. Infatti l'avete letto nel titolo e nella copertina. Oggi andrò a fare un matrimonio in casa, un vero e proprio matrimonio. E quando dico ragazzi un vero e proprio matrimonio, non intendo una cosa banale, intendo che ci sarà proprio la sposa, lo sposo, gli ospiti, il prete, il red carpet, le rose, il bouquet, le fedi. Raga, non avete idea di quanti soldi abbia speso per questo matrimonio, ma una roba così non si è mai vista ragazzi. Un matrimonio in casa, c'è mio padre, torna dal lavoro, apre e si trova all'altare il matrimonio. Cioè raga, per questo video non me la sento nemmeno di chiedervi un numero di mi piace. Cioè dovete sfondare questo tasto di mi piace, raga, per queste robe così. E niente, io devo muovermi perché ho comprato in questi giorni un sacco di cose che vanno montate. Devo aspettare Francesco, che sarà lo sposo insieme alla sua ragazza, che mi daranno una mano insieme ai suoi amici a montare il tutto. Dobbiamo allestire tutto qua in soggiorno perché raga non ci stiamo qua in camera. Vorrei farlo qui in camera, ma volevo farlo anche di notte, ma è impossibile perché c'è troppa gente, troppo casino, si sveglierebbe mio padre. E detto ciò, devo muovermi. Ci vediamo questo pomeriggio o gli altri. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale dove vedete altri video del genere, raga. Dove vedete altri video del genere, iscrivetevi, mi raccomando. E prima di partire ragazzi vi voglio ricordare che è uscito il mio nuovo libro Vai a letto, ragazzi. Ormai è uscito da un po', ma sta andando sempre a ruba, raga. Mi mandate sempre le foto dove lo comprate, mandatemele su Instagram, @Rimoldigno. Raga, sono felice vi stia piacendo così tanto. Arriveranno tante sorprese. Il tour continua, seguitemi sempre su Insta per scoprire in che città sarò. E ragazzuoli, detto ciò, ci vediamo questo pomeriggio. Ed ebbene sì ragazzi, eccoci. Sono andato a prendere a scuola lo sposo. Sì. Perché sono... non sei già elegante? Proprio perché ero a scuola. Vabbè, andavi vestito da sposo a scuola. Giusto, un giorno importante, bisogna celebrarlo per quello che è. Esatto. E tra l'altro abbiamo anche due testimoni, già i primi due ospiti. Sì. Ci sarà un po' di altra gente, insomma, tra un l'altro. Assurdo. A me viene già da ridere solo Giorgio come prete, bro. Non ce la faccio, zio. Detto ciò, mo andiamo a mangiarci una bella pizza. Sì. E poi fame, dobbiamo fare un po' di robe. Io devo andare da parrucchiere, loro devono costruire la sorta di altare, quindi vabbè. Vedete tutto dopo. Let's go. Bene sì, raga. Cosa ridi? Pizza tattica con gli invitati e lo sposo. Come ci si sente ad essere... No, sono un po' emozionato. Essere sposati tra poche ore. Qua è l'addio al celibato, però. Taglio fatto, raga. Sabe, sì, il migliore. Il migliore. Ora sono pronto ad andare al matrimonio, bro. Vado. Bella frase. Ed ebbene sì raga, mentre ero a tagliarmi i capelli, qua l'arte e robetta. Costruzione ingegneristica. Eccolo qua, il nostro arco da giardino in poche parole. Avete presente quando si sposano che si mettono due persone una così una? È lo stesso, identico, certo. Insomma, vabbè. Qua ci andrà ovviamente tutto il drappeggio, il telo bianco, quindi non si noterà più. Tra l'altro ragazzi, non inquadro di qua a sinistra perché... una settimana di lavori qua dentro. Sì, due settimane che l'abbiamo rimesso a nuovo, sì. Raga, una hit. Vero. Presto bello. Uscirà il video, vedrete. Siamo fatti un mazzo così, ragazzi. Esatto. Adesso arriva la sua ragazza e tutti gli invitati a casa, quindi dobbiamo correre prima che arrivi mio padre. Stiamo andando a prendere la sposa? Sì. Ma in teoria non dovresti vederla fino al momento del matrimonio, la sposa. Ma sono... Cioè, in tutto ciò la sposa avrà un vestito preso su Amazon. Sì, e speriamo che gli vada bene, però perché c'è solo quello, quindi dovrà fare la prova. Poi abbiamo, sì, tutto su in casa. Poi andiamo a prendere il bouquet. Il bouquet adesso devo andare a prendere e da bere per stappare, sì. Un momento. E le bomboniere. Vediamo. Parla così in grande. Ed ecco, ragazzi, la sposa arrivata. Vi ripeto, non vi dovreste vedere prima del matrimonio, questa. Ma si fa, cioè, è un matrimonio in casa alla fine. Vabbè, dai, va bene, andiamo. Allora, siamo dal fiorista, ma bro, ma dove l'hai presa sta borsa così bella? Ma è bellissima, ma la voglio anch'io. No, non puoi perché è in edizione limitata, solamente chi c'è. Solo la Roma e Milano. L'evento di Footlooker, ragazzi. Ah, adesso pigliamo dei fiori. Non li scegli tu o li sceglie la sposa? Io. Ok, ha deciso lei. E chi paga? Pago io. Eccoli. Ma che belli. Autocomposto da me, una roba bellissima. La sposa però li ha già visti, però. Sì, è da tanto... Facciamo una rovesciata quando li lanciamo. No, però no. È vero, perché questo bouquet verrà lanciato in testa a mio padre. Vabbè, vediamo. Dai. In tutto ciò, ragazzi, tra poco arriverà anche il prete, ovvero Giorgio, insieme ad altri due ospiti.
e mo torniamo a casa e iniziamo a organizzare tutto. Ragazzi, preso anche il prosecco per stappare, ma poi ho appena ordinato su Deliveroo una chicca che vedrete, ragazzi. Una roba incredibile. Cos'è che c'è nel matrimonio che si scambiano gli sposi? Però non una cosa normale. Vabbè, vedrete tra poco. È arrivato il Don. Don. Tutto bene oggi? Come ti chiami? Perché Don Piero? Don Giorgio. Don Giorgio è brutto. Don Giorgione. Don Giorgione. E niente, mo si va a casa. Mancano due nostri amici che li avete già visti negli altri video. E adesso prepariamo il tutto per la cerimonia. L'abbiamo preso adesso il bouquet. Però lo prendo io, anche se sono Don. No, non posso. È arrivato il rider, raga. Gli anelli di cipolla da usare come anelli presi da Burger King. Ecco, ragazzi, gli anelli degli sposi. Direttamente da Burger King, sono un pazzo. Ed ebbene sì, raga, arrivati gli anelli Burger King. No, Bulgari. Bellissimi. E gli anelli ci abbiamo ora, bro. Abbiamo però prima un po' di cose da unboxare. Mettere qua dobbiamo mettere il telo rosso. Dobbiamo mettere l'abito da sposa alla sposa. Glielo diamo adesso. I petali di rosa da mettere un po' qua, le sedie. Insomma, adesso adibiamo tutta la stanza e ci vediamo. Let's go. Tra l'altro, bro, stavo pensando che come testimoni ci saranno pure Giordigno. Ecco, Giordigno e no, Giore e Digno, ecco. Sì, sai, ci facciamo. Allora, stiamo allestendo il tutto. Non abbiamo gli ospiti d'onore. Esatto, gliel'ho già detto, l'ho già fatto appena io la scena, sì. Sei appena tornato. Loro saranno i testimoni. Sì, perché si mettono qua, gli stanno dietro. No, dove sto? Io sto in mezzo qua. E siccome li cito. No, questo no, qua ci stanno gli sposi, zio. Sì, no. Vabbè, adesso dobbiamo metterci in tutte le robe. Stanno a sinistra, a destra, gli sto in mezzo. No, gli sposi devono stare sotto quello. Allora io mi appendo. No. Posso consegnare alla sposa l'abito. Non so come sarà, non mi assumo nessuna responsabilità. Ho preso su Amazon a caso. Spero che la taglia vada bene. E niente, tu intanto unboxalo, provalo e ci vediamo dopo, va bene, a posto. Fra, noi intanto... è un po' lungo però. Raga, mi giro, non siete pronti. Don? Mi dica. Raga, guardate quanto è venuto bene l'arco lì da sposa. Adesso mettiamo i petali qua per terra, mettiamo le sedie per gli ospiti che arriveranno. Intanto la sposa si sta cambiando, devi andarti a cambiare, sposo! Ma è l'ultima sposa, sposa è l'ultima. Eh? Ma sposa è l'ultima. Ma te la sposa, è la tua. Non è nato. No, sono petali, però sono 1000 petali. E niente. Don... fai te uno a uno. Io non pulisco niente. Io è arrivato un altro ospite. È arrivato un ospite. L'accolgo io. Allora, ragazzi, ovviamente gli ospiti lanceranno il riso addosso a mio padre, rigorosamente, non agli sposi, però. E abbiamo solo quello basmati e un po' di rimanente di altro riso. Non ho voglia di andare a comprare, quindi useremo il riso basmati al matrimonio. Però. Ragazzi, ci siamo. Tutto pronto. Abbiamo gli ospiti. Raga, guardate che cosa abbiamo acchittato qua. E poi c'è anche la sposa che è già pronta. Raga, ci siamo. Direi che partiamo. Avranno il riso. Adesso basta. Che gli dovrete lanciare. Quando parte mio padre, quando si sono sposati, lanciamo anche la roba. Ci sono un po' di inquadrature da varie cose. Una lì, una qua, un in corridoio. E niente, direi di partire. Ci siamo. Let's go. Sì. È un momento importante, eh? Anche per il signore. 20 minutes later. Ma non sono sposato. Cosa? Mamma mia, ma cosa sta succedendo? Ma perché ti stai disgrazia a me? Ma cosa state facendo qua? Ascolta, dimmi cosa stai facendo! È la mia prima volta che ci vediamo. Guarda, questi che sono tutti i suoi amici. Carissimi, siete qui. No. La musica! Ma cosa credi? Scusa. Carissimi, siete qui convenuti davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità perché la vostra decisione di unire il matrimonio si è fortificata dal sigillo del Signore. E il vostro amore, arricchito dalla sua benedizione, si è rafforzato dalla ricerca della perfetta fedeltà e nel compimento degli altri doveri del matrimonio. Vi chiedo pertanto di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. No, facciamo. Dimmi cosa sta succedendo. Cosa sta sposando, papà? Cosa vuoi che sia? Il matrimonio senza alcuna costrizione in piena libertà. Cos'è che c'è? Dove il matrimonio? Dopo, dai. Dai, usciamo da sposando. Ma zio, non dai, sto cercando. Ho pagato la location a migliaia di euro. Un prete che neanche sa fare il primo. No, ragazzi, convenzione di lavoro. Francesco,
Ultimo. Vuoi accogliere Milena come tua sposa, sì, promettendo di essere sempre fedele nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Adesso, Giorgione, se non la smetti, sì, te la faccio sentire io il dolore. Sì. Milena, ascolta, vieni vuoi qui. Accogliere Francesco come tuo sposo, promettendo di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, ma e di amarla e onorarla tutti i della tua vita? Sì. Mamma mia. Io faccio portare gli anelli. Ma cos'è che sta facendo? Prego. Bocchetta. Robe da pazzi proprio. Voglio fare lei, così ritengo io. Ci arrangiamo un pochino, prego. Anche pure i fiori. Ok. No, mamma mia, questo è la mangia. E con questo vi dichiaro marito e moglie. Qua baciare. Ma cos'è che hai fatto? Ragazzi, mi sono risposto. Ma io perché devo fare sta cosa? Allora adesso vi prego, io sono stanchissimo. Ascoltate un attimo, io non so cosa farò, cosa avete fatto. Non mi interessa più niente. Qua c'è un macello adesso. Avete capito? Adesso mi. Anzi, te le faccio le capre, il riso con la lingua, tutto, e insieme a quello, così almeno mangi qualcosa. Ascolta un attimo. Bella scelta degli anelli. Giorgione, adesso tu cominci a uscire, per piacere. Vai, adesso mi prego. Scusi, c'è un bicchiere dell'offerto dalla casa. Ma tieni sto bicchiere. Dai, non bevo niente, ascolta. Dovete star qua, non vi faccio uscire se non ritirate tutto. Possiamo andare? Hai capito? E qua non è un macello, capito? Bravi, gli sposi! Via. Uscite, andate sulla strada. Sentilo fatta! È mio fratello quello! Il lancio del bouquet donna! Oddio! È mio! Sì! L'ho sempre voluto! No, non posso.